Non so se ho reso l'idea. Allora ragazzi, quanto avete di braccio? Quanto avete di braccio? Siete dei mediocri? Dei sottomediocri? Avete visto il braccio di Master? Pensate che in videocamera e comunque anche a una certa distanza qualunque buon braccio sembrerebbe un piccolo braccio. Il braccio di Master, anche in questo contesto, avete visto che razza di braccio sia. Guardate anche le proporzioni con la testa. E in questo momento è un 48 a freddo, tondo tondo tondo. In palestra pompando al massimo del pompaggio, specialmente nel giorno che faccio i tricipiti, arriva sui 50 pompato, e le foto le ho messe anche lunedì scorso, io le metto sempre le foto, quando mi alleno le metto, così uno vede lo stato di forma di Master, e quello è. E nessuno dubita, ho messo delle foto di braccia sia in posa che da rilassato, nessuno dubita che le misure che dico sono quelle. Non c'è bisogno di fare quelle esibizioni ridicole con i metro, no? Anch'io adesso potrei mettere un metro, ma il metro, sapete che col metro si può barare di 5-6 cm come ridere, basta mettere di traverso di dietro il metro e insomma è facile barare. Comunque uno può anche dirmi guarda c'ho 45 e metti il metro, poi tu guardi dici questo non è un 45, cioè a chi vuoi fregare. Un braccio grosso si vede, certe misure si vedono, ok? E nessuno ha mai dubitato del braccio di Master, che è veramente incredibile. Ma perché è incredibile? Perché è stato ottenuto senza doping. Adesso parleremo un po' tecnicamente dello sviluppo delle braccia, e argomenti che ho già trattato, ma che è sempre bene ribadire, ok? Specie per i nuovi ragazzi, il turnover di YouTube sapete che è molto veloce. Allora, perché è incredibile la misura di Master? È una misura che già per qualche dopatello da strapazzo di palestra sarebbe veramente ottima, è una misura praticamente da professionista. Ma perché è stata ottenuta senza bombe? Ragazzi, qui YouTube è pieno di gente bombata che vi prende tutti i giorni per i fondelli. Io li vedo, arrivo là con questi video e tutto così. Cioè, gente che non sono dei falliti. Veramente, rendetevi conto che sono dei falliti. Voi siete meglio di loro. Questo è il mio mantra che ripeterò. I dopati sono dei falliti, non sanno nulla di bodybuilding e vi prendono per i fondelli. Voi siete meglio di loro perché se cavate questi agenti farmaci dopo 6 mesi o un anno vedete che sono spariti, molto meno di un anno, e voi dite oh, boh, ma questi sono riconoscibili. Certo, perché solamente con i farmaci si fanno vedere così, come che poi alcuni qui c'è qualcuno che anche con le bombe è praticamente un mediocre, cioè proprio fallito doppiamente, perché quantomeno se uno si bomba e ha l'aspetto di un campione in quel momento diciamo può dirlo, no? Anche se poi è tutto falso. Ma qui c'è gente che si bomba, io ho visto anche dei video, gente che è ridicola, cioè non ha niente ed è bombata. Ma come sono messi? Chiudiamo l'argomento. Allora, le braccia, attenzione. Nel culturismo una delle domande fondamentali che... Allora, voi prendete due tizi che non si sono mai visti in tutta la loro vita, due culturisti, no? O italiani o anche italiano, straniero. Li fate incontrare... Le uniche tre domande che si faranno fra di loro sono: quanto hai di braccio, quanto fai di panca e che steroidi usi? Queste sono le tre domande universali di tutti i bodybuilder del mondo. Ora lasciamo stare quanto fai di panca e che steroidi usi. Quanto hai di braccio? Perché il fattore estetico delle braccia in culturismo è importantissimo. E quando un bambino chiede mi fai vedere i muscoli, si aspetta che voi fate vedere le braccia, il bicipite, no? La famosa posa, è quella, per antonomasia. Il problema è che purtroppo fra gli atleti naturali vedere delle grosse braccia da campione è veramente raro. Ma perché questo? Semplicemente perché non sanno allenarsi, perché seguono metodi e personaggi ridicoli, che manco loro li hanno. Cioè se andiamo fra i natural veri, sorvolo sui bombatoni, chi è che ha delle grosse braccia? Dove sono? Mai visti. Allora, il problema principale delle braccia è questo, che intanto non sono scollegate dal resto del fisico.
Non potete pensare di avere grosse braccia se vi concentrate solo sulle braccia e magari tralasciate tutto il resto del fisico, gambe comprese. Sono collegate all'intero fisico. Quando voi, ogni volta che voi allenate i pettorali, i deltoidi o la schiena, le braccia lavorano perché o spingono o tirano. Quindi ogni volta che spingete i tricipiti lavorano, ogni volta che tirate i bicipiti brachiali lavorano. Quindi già il grosso del lavoro per le braccia viene fatto dagli normali esercizi che fate per il busto, di spinta e tirata. Lì c'è già un grosso lavoro, non so se vi rendete conto. Poi c'è anche gente che si allena malissimo, per esempio io vedo gente che fa il pulley al lat machine, che tirano solo di braccia, non tirano di schiena perché non sanno fare. È ovvio che comunque sia, pur sbagliando l'esercizio, lì le braccia lavorano tantissimo. Quindi la prima cosa che dovete capire è che il maggior stimolo che le braccia hanno in un allenamento di culturismo è il fatto che voi allenate i muscoli di spinta e di tirata. Quello è. Dopodiché è chiaro che voi direte, ma bisogna anche allenarli in modo diretto. Sì, bisogna anche allenarli in modo diretto, ma non senza logica. Proprio per il fatto che vengono allenate già in tutti gli esercizi di spinta e di tirata, non potete sovraccaricarle di lavoro perché andrete in sovrallenamento. E col sovrallenamento, il culturismo naturale, l'unico risultato che raggiungete è lo stallo, cioè non vi muovete da lì. Potete anche regredire nel peggiore dei casi, ma bene che vada rimanete stallati. Allora cosa bisogna fare? Intanto i muscoli delle braccia non vanno allenati più di una volta a settimana, non due, tre, multifrequenze, cioè mi viene da ridere solo a dirla. Dovete allenare una volta a settimana, ma questo qui comprende sia il fatto che allenerete i muscoli di tirato di spinta e nello stesso giorno farete quel gruppo. Esempio, nei giorni di spinta, che voi allenate i pettorali deltoidi, quindi se spingete i tricipiti di lavoro, lo stesso giorno voi farete, a fine diciamo verso la fine allenamento, che i tricipiti avranno già lavorato molto, tutte queste spinte, questi carichi, farete lì degli esercizi di isolamento, di pompaggio muscolare mirati. Ecco, voi in quella seduta lì avrete completamente allenato ed esaurito bene il tricipite. Poi lo lasciate riposare per una settimana, basta, non andate a allenarlo ancora. Poi qualcuno parla, i richiami, facciamo un richiamo. Ragazzi, lasciate il richiamo della foresta ai leoni, ai lupi, lasciate stare. Pure il richiamo dei cacciatori che chiamano gli uccellini, quelli sono i richiami. Il culturismo di richiamo non esiste. Quando voi avete allenato un muscolo bene come si deve, lo lasciate riposare per una settimana. Questo vale anche per i bicipiti. Quando farete la seduta di tirata in tutte le sue forme, pulli, rematori, lat machine, quello che vi pare, rematori con manubrio, già avete lavorato moltissimo il bicipite brachiale. E quindi anche lì farete a fine allenamento, a fine seduta, gli esercizi mirati di pompaggio e di isolamento. Ecco che il muscolo è stato lavorato al meglio, poi lasciatelo riposare, ok? Questo vale poi per qualsiasi muscolo, diciamo. Quindi già questa è una logica che è implementata nel mio sistema, nel WES, ovviamente con volumi di lavoro adeguati, perché si parte da reclute, si arriva fino a generale, volumi di lavoro adeguati alla vostra attività di allenamento. Ma questa è già una logica che è importante, ok? Quindi voi allenerete l'intero fisico, che è importante, braccia comprese, e poi farete un lavoro di selezione di isolamento sui muscoli delle braccia, ok? Altro fattore importantissimo è questo: dovete, in fase di massa, dovete aumentare di peso corporeo, ho detto molte volte, perché se volete grosse braccia, il fisico deve pesare anche a livello di un certo peso, cioè negli anni, se voi avete iniziato a allenarvi che pesavate, faccio per dire 65 kg, e avevate un 30 di braccio, qui c'è qualcuno YouTube che ha veramente 30 di braccio, che poi dice che è maestro. Allora, 65 kg, 30 di braccio. Se voi aspirate a un 45 di braccio, cioè 15 cm in più, cosa pensate di avere un 45 di braccio continuando a pesare 65 kg? È semplicemente impossibile. Dovreste pesare, faccio così per dire, dovreste pesare almeno sugli 85-90 kg, sarebbe quella misura lì. Non so se mi spiego. Poi c'è il discorso del peso in massa e peso d'estate da magri, ok? Ma comunque il peso deve aumentare negli anni, se no le braccia non crescono. Cioè braccia di 50 cm le trovate solamente su fisici di oltre 90 kg magri come il mio, che di fatti sono 95 kg, che la misura è 48 a freddo, 50 a pompato.
Quindi dovete aumentare la massa corporea anno dopo anno e il peso corporeo. Questo è un altro lato molto importante. Siete fino a qui? Ok. Altro tassello importante. La misura del braccio in sé, quello che dà veramente il grosso volume, è il tricipite. Lo so che è il bicipite più appariscente, dai, il bicipite, ci fai vedere i bicipiti, ok, però quello che dà la grossa misura al braccio è il tricipite. Circa tre quarti della misura del braccio o a riposo o in contrazione è data dal muscolo tricipite. Ne consegue che lo sviluppo di questo muscolo è importantissimo ai fini delle misure. È chiaro che ognuno ha la sua forma genetica del tricipite, le sue potenzialità, perché alcuni hanno il tricipite che tende a crescere poco nella parte posteriore e cresce molto in quella laterale, a poi a volte ci sono le vie intermedie. Però fatto sta che comunque sia il muscolo tricipite va sviluppato in tutta la sua potenzialità, se no non avrete mai il vostro massimo potenziale di misura di braccia. Non so se mi sono spiegato bene. Quindi attenzione a lavorare bene i tricipiti, ovviamente sempre dopo la seduta, cioè nella seduta di spinta, alla fine di pettorale e deltoidi, farete i tricipiti con esercizi di isolamento mirati. Ok, quindi questa cosa è importantissima. Muscolo tricipite, grossi tricipiti, grosse braccia. Voglio dire un'altra cosa. Dunque, come target, io spesso ho detto che i 40 di braccio sono un punto di partenza e non di arrivo, ed è vero. Il fatto è che molti natural non arrivano nemmeno a 40 di braccio. Questo è veramente frustrante, demotivante, non va bene. Dovete andare a 40 di braccio, sì, e poi andare oltre. Ricordate però che la scalata delle braccia all'inizio potrebbe avere una rapida accelerazione, specie magari chi inizia da poco a allenarsi. Comunque nei primi anni di allenamento c'è un sviluppo abbastanza rapido delle braccia, relativamente, chi più chi meno. Poi col tempo questa accelerazione rallenta fino a quasi che sembra ferma, ma non è così. Se voi fate le cose per bene, lentamente continua ad aumentare e continua la scalata. Io ho fatto esattamente così, sono arrivato a buone misure in un tempo relativamente breve, quando ho iniziato a allenarmi per bene. Ho sprecato anch'io vari anni nel nulla, seguendo gli allenamenti di gente bombata 6 giorni a settimana, questi cretinati qui. Però poi per andare veramente sulla scalata fino alle massime misure ci ho messo degli anni. Potevo guadagnare anche 1 centimetro all'anno pulito, però ogni anno arrivava. Mi ha portato nel mio massimo peso corporeo di 112 kg al 15% di grasso alla misura a freddo di 52. Ci sono le foto storiche, bracci incredibili, certo avevo l'addome coperto però. E quindi dovete anche capire che lo sviluppo delle braccia richiede anche del tempo e ogni anno dovete migliorare. Quindi in definitiva, se voi volete essere un vero culturista, un vero campione, un vero uomo, un super uomo, dovete sviluppare delle ottime braccia. Che le ottime braccia stazzano almeno con 45 di braccio. Cioè, se un natural arriva a 45 di braccio magro, mettiamo su un'altezza media di 1,75, mettiamo, no? Voi siete già veramente ai massimi livelli, siete già impressionanti, credetemi. Cioè, non avete nulla da invidiare neanche a qualche dopatello della palestra, eh? Quindi, ragazzi, fate le cose per bene, seguite chi è credibile. Non seguite chi non è credibile, è lì che perdete i vostri anni migliori della vostra vita, sprecate la vostra vita. Voi volete sprecare la vostra vita o farla rendere davvero, eh? E allora venite da Master Wellness, ok? Io vi dico una cosa, a ottobre, fra poche settimane, farò il seminario. Quindi chi vuole venire ancora in tempo, e noi siamo contenti. Però, ripeto, volere e potere, chi vuole incontrare Master, sapere veramente tutto, fare una bella giornata intensa con lui, lo può fare. E noi siamo andati nello store Italian Body, c'è il prodotto, il seminario di Master Wellness. Aggiungo che chi mi contatta in chat, che vuole venire davvero, abbiamo un codice sconto proprio così, molto temporaneo, per chi lo vuole usare, basta che mi contatti in chat, in Facebook. E quindi io aspetto quelli del seminario che sono, si sono già iscritti, ci vedremo lì ragazzi, state sereni che sarà una giornata eccezionale. E a tutti i culturisti naturali d'Italia e del mondo, esageriamo, del mondo, non dovete mai avere invidia dei bombatomi, dei bombatoni, sono dei falliti, senza farmaci sono zero, voi siete i veri eroi, però non dovete fare le cose sbagliate, fate le cose giuste, ok? Venite da Master. Master vi aspetto, ok? Sentite che musica.
bella, eh? Mamma mia. A top!